siamo tornati qui con Cecilio, dobbiamo andare tipo a nord-ovest. Vedi che segnarsi le cose. Allora, questo è il castello, vediamo come si chiamava, di Baron, ok. Qui c'è una cittadina, immagino. Ah, ok, Baron è il... pensavo fosse il nome di un... il nome del re, appunto, si chiama Baron, è il castello di Baron. Invece no, Baron è proprio una cittadina. Allora, prima di avviarci verso il mostro da sconfiggere che non mi sono segnato, andiamo a vedere un po' in giro che cosa c'è. Allora, qua è una visuale isometrica, un po' una rottura di palle, comunque questo sarà per curarsi sicuramente. Effettivamente con questa armatura mi potrebbero scambiare per un cattivo ed effettivamente ho fatto cose brutte. Mini pane. Andiamo a vedere che cos'è questo mini pane. Ok, questo credo che mi faceva vedere la mappa, questo. Infatti ora non ce l'avrò più. Ecco, appunto. Un po' come il pane degli gnomi nel 3. Tenda. E il collirio. Sono tutti parecchio spaventati. Mi sento quasi in colpa. Allora, lui penso ci faccia riposare, quindi lasciamo stare. E andiamo un po' in giro. Sotto la strada del diavolo. Va bene, per ora lì si offrono consigli di ogni tipo, principianti, o almeno così dicono. Non mi interessa al momento. Andiamo a prenderci magari qualche pozioncina. Allora, pozioni non ne abbiamo, quindi noi abbiamo 400. Prendiamo 10 e queste mi sa che le teniamo lì. Non ho abbastanza soldi. E infatti è lì che devo andare invece. Allora, l'acqua. Pozzo. Non c'è nulla. Casa di Rosa. Ah! La nostra bella. Bisognerà vedere se sarà lei a venire da noi. Oh, guardate che bella la luce che c'è. La luce del sole, o comunque i raggi del sole che attraversano le finestre. Spero si possa vedere bene in video, perché non ho ancora testato. Il video precedente non l'ho ancora montato. Strano.
strada del diavolo. Eccola qui. Allora, aspetta. Qui c'è un marchingegno. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui dove andiamo? C'è un punto di... La porta è chiusa a chiave. Allora, saliamo le scale. Qui che cosa abbiamo? Oh, il nostro Cid. Ah, ma allora non sono trattato come uno stronzo. Non vengo trattato come uno stronzo. O almeno non da tutti. Allora, ci sono un po' di punti esclamativi, quindi direi di... Attenzione, aspetta un momento. Interessa. Ma ci metti le mani. Ok, tutti. Ho capito. Qua non c'è niente. Ok, non c'è di alcun aiuto. Lasciamolo riposare, poverino. Allora, io direi che... Pianissimo! Cecilio! Allora, a questo punto andiamo ad allenarci. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Mamma mia! Allora, abbiamo visto che se aspettiamo... Ecco, appunto. Noi andiamo subito tutto all'attacco. Ah, devo aspettare. Questa qui bianca è la barra del caricamento. Si vede un po' lento il... Non so se è perché non ci sono impostazioni video e il mio computer è abbastanza potente per reggere questo gioco. Non ho idea. Proviamo a fare qualche altro combattimento. Sempre qua davanti. Questi li abbiamo già visti. Forse devo farci un po' l'occhio. Allora, adesso facciamo una prova per vedere se funziona tutto come dovrebbe. Andiamo a riposare. 50 guil. Quello di sopra non mi fa pagare, maledetto. Va bene, dai, tutto funziona. Allora, dovrò fare sicuramente qualche allenamento, quindi vediamo un po' che cosa salta fuori. Ovviamente gli incontri già, cioè le bestie già viste le taglierò come in questo momento. Eccomi qui. Perdonate anche la voce perché c'ho un po' di...
un po' giù la voce, non so come, ma ogni tanto sparisce. Nuovi. Attacco a sorpresa, quindi c'è anche qua. La mia vita è questa qui. Stiamo già morendo. E anche questi gnomi sono andati. Cecil sale di livello. Cecil, pardon. Solo io, lui niente. Va bene. Mi allenerò ulteriormente. Foresta dei Chocobo. Troviamo subito i Chocobo. Eccoli qua. E c'è anche la canzoncina di Chocobo. Ok, qua scavalca direttamente. A piedi non ho controllato invece. Allora, il posto dove devo andare dovrebbe essere a nord-ovest, quindi nord è qui, ovest è... Ah, cammino proprio sull'acqua. Nord-ovest, quindi dovrebbe trovarsi tipo qui. Noi abbiamo il Chocobo, quindi chissene. Valle di Mist dovrei cercare, quindi vediamo un po'. C'è anche il coniglietto. Allora, finalmente abbiamo una mappa. Credo di essere troppo underlivellato per poter fare subito un dungeon, quindi vediamo se riesco a incontrare qualche bestia di Satana. Cosa ho visto qua? Ah, ok, sono le gocce che arrivano dall'alto. Qua non sembra esserci nulla, però... Ah, eccolo. Vediamo quanto facciamo schifo. No, non è vero, shottiamo. Meno male. Ok. Direi di andare ancora avanti. Allora, aspetta che provo a curarmi. Allora, inventario. ...168... Ok, cura tutto. Perfetto. Salvataggio come stiamo? Salva solo fuori, né? Bella, quanti sono? 3 e 6. Saranno punti esperienza.
Dai, che anche questi vanno giù. Non ho visto come si chiamano. Attacco Insectus. E via così. Pozione, meno male. Kane sale di livello, meno male, anche lui. Allora, io oso andare avanti. Faccio un forziere. Attenzione. Ah, c'è stato... Boh. Pozione. Potrebbe esserci qualcosa di brutto qui. Collirio, che non ci interessa. Lì dove... Ah, qui, ok. Tenda. Mi fa girare la testa sta roba. Proviamo fuga. Vediamo come funziona la fuga più che altro. Ok, molto semplice. E siamo riusciti anche a fuggire. Allora, questa era un'altra prova. Andiamo di qua. Immediatamente. E Idolon. Lo fronteggeremo subito. Pozione. Come stiamo noi? Status 236, 209. Ah, io aspetterei. Drago della nebbia. Vediamo un po' come ce la caviamo. Allora, c'è l'attesa, andiamo subito. Allora, con lui facciamo oggetti e con lui l'attacco. È successo? Vabbè, attacco. La nebbia annulla ogni attacco. Aia, mi sa che ho fatto. Per sconfiggere bisogna colpire quando si materializza. Ok, ci ho provato. Allora, ah, c'ho il salto. Oggetti, pozione di nuovo. Ok,
Oggetti. Ma fammi fare. Allora, adesso proveremo un'altra cosa. No, lui non lo fa al salto. È lui che lo fa. Tenebre non so cosa sia, quindi proviamolo. Facciamo salto, urca. Diventa nebbia, merda. Il drago diventa merda. Ah, attaccare scatena solo l'ira del drago. E io l'ho attaccato una volta, porco Giuda. Oggetti, ne ho ancora 6. Facciamo difesa. Ma porca... devo ancora capire com'è. Morto? Ma come niente soldi? Guild 0. Dai, era abbastanza facile. Hai esplorato la caverna e ottenuto 5 pozioni. Buono! E mo? Allora, facciamo così. No, ok, c'è già la cittadina qui. Meno male. The ring. This is what we were sent to do? He wished this village torched. But why? Why? Mother, you can't die, just because your dragon did. I've heard of their lot. Men who can conjure Eidolons. Summoners. Then the dragon we slew was her mother's? Ma c'è una sfiga dietro l'altra. You're the ones who killed her dragon? Forgive us. We'd no idea this would happen to your mother. His Majesty sent us to eliminate every last one of these people. No. Foul work, to be sure. We'll need to kill the girl as well. Kane! It's her or us, Cecil. She's a child! You'd betray your king? Betray him? Any man who'd wish for this is no king of mine. I thought you might say that.
Then... I owe his majesty much, but not so much I'd soil the Dragoon's name in his. Then you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will, thank you. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Come, it's not safe here. Take my hand. No! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Cosa diavolo è diventato? Un altro boss? Oddio, che guaio. E io che volevo solo riposarmi. Mo che cosa c'è qua? Un po' noiosa però questa attesa, eh? Ammetto. Dopo un po'... Pronto? Ok. Non è morto. Ok. E salgo anche di livello. Allora, io ora non so niente. Ok, questi li abbiamo già visti, quindi taglietto. E in teoria dovrei andare a cercare la prima, cittadina che riesco a trovare. Allora, qui non è dato sapere dove si trova la prima cittadina. Io le chiamo così, eh. Allora, ecco qua. Siamo le Bahamas. Kaipo. La bambina ha bisogno di riposare. Sì, non solo lei.
Ma porca Eva. Meno male che c'ho 8. Allora, utilizzerò anche... utilizzerò anche tenebre, così da vedere che cosa succede. Non succede niente, perché è scappato. E salgo di livello.